Io darei il benvenuto a questo punto a Alberto Giusti. Buongiorno Rosa. Buongiorno Alberto. Tu ci sorprendi sempre con un dietro delle, come dire, schienale molto, molto interessante, tra quadri e disegni, insomma. E sono neri, non sono finti. Sono veri? È difficile fare questo con gli scenari finti. Beh, un giorno Alberto ti devo venire a trovare. Allora, con Alberto ormai ci conosciamo da un po' di tempo, cerchiamo sempre di relazionarci su diverse prospettive, perché è un vulcano di iniziative, Alberto, quindi alcune volte è anche difficile seguirlo, ma io cerco di starti dietro appiccicata, Alberto, quindi non ce la fai. Oggi ci parli di un argomento particolare, vorrei quasi definirlo, no? Simple Agreement for Future Equity, SAFE. Che cos'è il SAFE? Che in realtà rappresenta una concreta alternativa con delle diverse opzioni di raccolta fondi per i founder di startup. E nel nostro ordinamento possiamo assimilarlo, come tu hai scritto nell'abstract, strumenti finanziari partecipativi. Anche. Quindi ti lascio la parola, perché anche qua si parlerà di investimenti, quote, azioni, società di finanziate, insomma, avrai un po' di cose da raccontarci. Quindi a te io mi nascondo. Grazie mille Rosa. Allora, inizio in maniera strutturata. Mi presento, sono Alberto Giusti. Qua ho il cappello di direttore di European Crowdfunding Center, che è un think tank sul mondo del crowdfunding, cioè finanziato dalla Commissione Europea. E ho anche il cappello però di partner di Inment. Inment è un'azienda che aiuta società a fare finanza straordinaria alternativa, cioè a crescere con gli strumenti finanziari del mondo di oggi e non con quelli del mondo di ieri. In realtà sono anche un business angel, sono socio di 23 startup in 7 paesi, ne ho vendute un po' di quelle che facevo io, ne ho vendute di più di quelle dove ero socio di altri, quindi mi sento a tutto titolo nel mondo del digital ben inserito e nel mondo del crowdfunding che presiedo dal 2012, dove ho fatto raccolte di milioni di euro sia in crowdfunding reward based sia in crowdfunding equity based. Oggi vi parlo di uno strumento particolare che secondo me è molto molto potente e che stiamo usando per diverse tipologie di iniziative, che è uno strumento finalizzato al costruire quella crowd necessaria. Stiamo parlando tutti di crowdfunding, quindi abbiamo questo focus sul concetto di crowdfunding. Molti si concentrano sul funding, io vorrei concentrarmi pesantemente sul crowd. E quindi uno strumento per costruire la crowd prima della campagna di equity crowdfunding, nella fattispecie stiamo parlando, e farlo tramite degli strumenti un po' smart, un po' intelligenti, nella fattispecie cercare in un qualche modo di aggregare questa crowd di soggetti, dandogli dei benefici, a tutti gli effetti dei reward, potremmo dire, prima di lanciare la campagna di equity crowdfunding in maniera tale che, come dico sempre, la campagna di equity crowdfunding riesca ad andare a successo in 1, 2, 3 giorni dall'inizio, non di più, perché il successo dell'iniziativa, secondo il limite stabilito, è tra virgolette soltanto l'inizio, da lì in poi può crescere in maniera anche importante. Ma andiamo con ordine, vi condivido lo schermo e ragioniamo su uno strumento che è stato inventato da un soggetto importante e adesso vi racconto. Allora, Safe Agreement, già dal nome capiamo che non nasce in Italia. Il Safe Agreement o Simple Agreement for Future Equity
È uno strumento che è stato creato da Y Combinator. Y Combinator è il primo acceleratore di startup al mondo, basato in Silicon Valley. Ad oggi il portafoglio di startup di proprietà di Y Combinator ha superato un valore di 300 miliardi di dollari, quindi è il singolo soggetto al mondo che ha creato più valore nel mondo delle startup. I Safe Agreement l'hanno creato perché andava a rispondere a un'esigenza che avevano, cioè entrano le startup Y Combinator, nell'ultimo batch ne sono entrate 319, quindi numeri importanti. Y Combinator ha la necessità di finanziarle con dei soldi, dei pocket money iniziali, ma soprattutto fare un programma di accelerazione, alla fine del quale normalmente c'è un evento di liquidità, cioè spesso e volentieri vuol dire 76% dei casi, le startup che entrano nel programma di accelerazione di Y Combinator, quando escono, entro 5 mesi, trovano un round A di investimento, quindi trovano il primo round di investimento da parte del venture capital. 76% è un numero importante, naturalmente. Bene, nel round A di venture capital c'è qualcuno che fa una due diligence, da una valutazione all'azienda con una certa analisi per capire questa valutazione. Ma prima di questo momento, quando la startup di turno entrava in Y Combinator, come si fa a valutare quanto vale? E quando erano 10, 30, 50, era un film pensare di valutarle una a una. Adesso che nell'ultimo round, ad esempio, erano 319, diventa pressoché impossibile pensare di valutarle singolarmente, andando a vedere i singoli fatti di ognuna, eccetera. E quindi si sono inventati un modo per dire: non diamo la valutazione oggi, ma leghiamoci a una valutazione futura, leghiamoci alla valutazione del round day, e rispetto alla valutazione futura definiamo l'accordo di oggi. Tendenzialmente loro dicono: rispetto alla valutazione futura definiamo l'accordo che facciamo rispetto a quella valutazione, quindi possiamo definire uno sconto, possiamo definire una valutazione massima, possiamo definire un rendimento del capitale dato inizialmente prima di quella valutazione, eccetera. Cioè, sapendo che il mio denaro diventerà equity a un tot di tempo ad oggi, nel primo evento di liquidità, ad esempio a un anno ad oggi, tra virgolette, quanto vale il dare i soldi oggi rispetto a quello che ci è stato un anno? Y Combinator lo standard che ha è quello che vale è la stessa valutazione che avrà nel primo evento di liquidità, anche perché per loro normalmente succede nell'ordine dei 5-6 mesi successivi, e quindi dicono: oggi metto dei soldi, questi soldi si traducono in quote, né più né meno di come saranno le quote tra 6 mesi ad oggi, quando faremo l'evento di liquidità. In questa geografia normalmente il Safe Agreement va ad avere dei benefici rispetto al momento successivo di liquidità, normalmente uno scontistica, normalmente nell'ordine del 10-15% rispetto alla valutazione successiva, in maniera tale che chi mi dà i soldi oggi ha una valutazione prioritaria rispetto al momento successivo di quel 10-15% di cui si sta parlando. Quindi a tutti gli effetti io sto dando dei benefici a qualcuno per entrare prima a interagire con me, gli sto dando dei benefici finanziari, cioè lui mette dei soldi oggi che dopo varranno delle quote in più rispetto a quelli che li metteranno domani, e normalmente metto anche un floor, cioè una valutazione minima che l'azienda quando dovrà essere valutata, e un cap, cioè una valutazione massima che avrà questa azienda. Andiamo in maniera strutturata. Quindi io inizio un'attività nuova, inizio una startup, e quando inizio faccio la costituzione, finanzio con i soci questa nuova attività e l'avvio. Poi a un certo momento incomincio ad avere i primi dati di traction, cioè le prime metriche di validazione che dicono che c'è problem solution fit, cioè che ho dei dati che mi dicono che effettivamente sta funzionando quello che sto facendo. In questo momento con questi dati posso pensare, magari non sono ancora proprio dati economici, cioè non sto ancora facendo una crescita con dell'utile, con della marginalità, sono ancora in quella che viene chiamata la valle della morte, Death Valley, cioè non sono ancora break-even operativo, però magari ho dei numeri importanti che stanno dimostrando che ho trovato davvero una soluzione a un problema, e quindi ho qualcosa che vale la pena guardare. In quel momento lì ho bisogno sì di un po' di soldi, perché magari devo finanziarmi la crescita un minimo, ma ho bisogno soprattutto di altre cose, cioè ho bisogno di quelli che vengono chiamati in gergo smart money, cioè ho bisogno di soggetti che oltre a darmi i soldi banalmente mi aiutano in questa crescita dando altri contributi e non appena i soldi della crescita. In questo momento quello che si cerca, quindi le startup cercano soldi dalle 3F, normalmente viene detto, da Family, Friends and Fools. I Fools, che normalmente sono business angel o soggetti del genere,
La modalità attraverso la quale normalmente entrano come soci all'interno delle nuove realtà è quella del safe agreement, cioè un agreement dove danno dei soldi, normalmente relativamente pochi, qualche migliaio di euro. Noi siamo soliti strutturare questi safe agreement con un valore di 5.000 euro a testa, tutti uguali, in maniera tale che le 100-200 persone che entrano nell'iniziativa hanno dato 5.000 euro a testa, che non è davvero percepito come investimento. Sì, certo che è un investimento, ma è soprattutto, come dico io, un po' di più rispetto all'adesione a un club, ma soprattutto queste persone possono poi portare altri benefici alla startup di turno, cioè possono aiutare a trovare clienti, possono aiutare a trovare persone da reclutare, possono aiutare a fare il loro lavoro professionale, magari sono dei professionisti che fanno un pezzo di lavoro e possono farlo con una scontistica particolare nei confronti della startup, possono aiutare ad aprire country, possono aiutare a fare delle partnership, possono aiutare a fare una serie di cose. E il fatto di essere coinvolti con questo safe agreement, che è un commitment a tutti gli effetti dove si farà parte dell'azienda, dopo possono avere anche un beneficio di altro tipo e quindi avere una retribuzione per queste cose che fanno. Ma naturalmente la startup di turno dà un accesso privilegiato a quelle persone che ha voluto a bordo come safer, cioè come soggetti che hanno finanziato, che hanno investito questi pochi soldi nell'azienda, perché si dice hanno messo i soldi dove mettono la bocca, cioè si vede che sono committed sull'azienda in questione, perché hanno anche dato due soldi per aiutarla. Normalmente questo safe si traduce in quote dell'azienda, in un evento di liquidità successivo. L'evento di liquidità successivo che oggi è facile fare è l'equity crowdfunding, cioè un evento di equity crowdfunding in cui questi soggetti possono poi diventare effettivamente soci, avendo quel beneficio che è quello pattuito nel safe iniziale, quindi avendogli dato la possibilità di sottoscrivere una quota al 15-20% di beneficio rispetto all'evento di liquidità successivo, loro avranno quindi un livello di quote commisurato a quello che hanno messo più questo sconto che hanno di beneficio. Da quanto in poi, dopo l'equity crowdfunding, a quel punto lì c'è poi bisogno della crescita ancora della società, che sarà ancora un'altra fase, magari con i soldi raccolti in equity crowdfunding incomincerà a fare le country, cioè aprire le diverse country, espandersi territorialmente in maniera diversa. Anche a questo punto quello che noi normalmente suggeriamo è di fare un altro safe agreement con soggetti che saranno necessari per il secondo step di crescita, quello di aprire le country, trovare i country manager, piuttosto che aiutare sulla legislazione del paese, piuttosto che fare gli accordi, piuttosto che fare il recruiting, piuttosto che essere degli advisor che danno consigli ai fund, piuttosto che abilitare una visibilità particolare dell'iniziativa. E quindi altro safe agreement finalizzato a portare a bordo questi soggetti in funzione di un altro evento di liquidità successivo, che normalmente noi parliamo di quotazione in borsa. La quotazione per le aziende in Europa in questo momento è particolarmente facile all'Euronext. L'Euronext è la prima borsa europea, la quinta borsa mondiale, che sta crescendo in maniera importante, ha anche acquisito borsa italiana negli ultimi 8 mesi e ha creato un segmento che si chiama Access, che permette effettivamente di quotarsi all'Euronext con un costo della quotazione di intorno ai 20-30 mila euro a seconda di quanto flottante si mette a disposizione. Quindi un costo molto basso e nessuna condizione di prerequisito. Quindi è stato strutturato proprio come mercato secondario dell'equity crowdfunding. Quindi la prima borsa europea ha aiutato le aziende, soprattutto europee, a trovare un mercato secondario, cioè un mercato dove le quote dell'equity crowdfunding possono essere transate con dei costi di transazione minimi. Altrimenti, se uno dovesse andare dal notaio, dal commercialista per alienare la possibilità, la proprietà della quota, cioè per vendere la propria quota, il costo sarebbe molto più alto. Attualmente è molto più alto il costo per fare l'operazione tramite un commercialista o un notaio, e in più non c'è neanche la possibilità di dare visibilità a queste operazioni, cioè in quotazione in borsa, se uno vuole vendere le quote va sul mercato, le vende e basta. Oggi se uno volesse vendere le sue quote dovrebbe stare attento alle normative nazionali, quella italiana sulla sollecitazione al pubblico risparmio, che vieta di fare pubblicità agli investimenti nelle società in gruppi di meno di più di 50 persone, per cui non è ad esempio una cosa che si può dire lo pubblico online, eccetera. No, la quotazione in borsa permette di vendere le quote, senza quotazione in borsa è difficile allineare le quote delle equity crowdfunding. Quindi il modello che abbiamo definito di growing funding usa dei metodi innovativi e strumenti di finanza alternativa per aiutare la crescita delle aziende e dargli anche un sostegno finanziario a iniziative di business con alte potenzialità, che hanno un potenziale di crescita elevato.
All'inizio c'è il SAFE, quindi dei investitori selezionati che contribuiscono alla crescita dell'iniziativa, cioè danno un beneficio che va al di là del mero investimento finanziario. E l'idea di averne di piccolo taglio in maniera tale da avere tante persone a bordo che possono dare quel beneficio e magari gestire tramite una piattaforma. Noi li gestiamo tramite una piattaforma di investor relation management per gestire tutto questo processo di comunicazione con loro, una serie di attività che possono fare in una maniera strutturata e non avere 200-300 soggetti safer che poi come dire, alzano il telefono, vogliono parlare con l'amministratore delegato cercando di proporre nuove iniziative. No, le iniziative sono volute dall'azienda in maniera strutturata e i safer possono aderire e avere un beneficio per questo. Naturalmente il pezzo dopo è quello del funding, quindi l'equity crowdfunding diventa lo strumento attraverso il quale i safer convertono le loro quote e quindi hanno costituito a tutti gli effetti una pre-crowd dove le metriche di validazione di problem solution fit diventano l'elemento tale per cui i safer salgono a bordo e tutti questi convertono poi il primo giorno della campagna di equity crowdfunding, al di fuori della campagna di equity crowdfunding, quindi prima della campagna di equity crowdfunding, le loro quote nello stesso aumento di capitale diventano il loro investimento diventa tradotto in quote dell'azienda e quindi si ha un insieme di persone che contribuiscono anche precedentemente alla campagna al fatto di avere una cap table lunga, cioè con tanti soggetti a bordo, che è una condizione necessaria per poi alla quotazione in borsa. Cioè quando uno si quota in qualsiasi mercato regolamentato, nella fattispecie l'Euronext Access, che è quello più facile dove quotarsi in Europa, c'è la possibilità di avere una cap table particolarmente lunga e quindi avere un titolo che dal giorno zero diventa liquido. A quel punto lì saranno i singoli soggetti che hanno le quote dell'azienda che decidono se mantenerle o venderle, ma a tutti gli effetti ci saranno scambi, cioè più soggetti ho a bordo prima della quotazione all'Euronext, meglio è per il titolo e per la liquidità del titolo, in maniera tale da avere un capitale sociale sufficientemente diluito, cioè avere un flottante sufficientemente ampio per avere tanti soggetti che sono a bordo dell'iniziativa. A quel punto lì, lungi dall'essere un punto di arrivo all'Euronext Access, diventa un titolo interessante per European Long Term Investment Fund, che sono i nuovi fondi voluti dalla Commissione Europea, con particolari benefici fiscali per gli investitori, per cui permettono effettivamente a una serie di altri soggetti di investire in questi fondi. I fondi investono in piccole e medie aziende europee per almeno il 70% del capitale e normalmente le cercano naturalmente quotate in maniera tale da poter poi alienare la proprietà del titolo a loro discrezione. Queste imprese quotate sono a tutti gli effetti aziende che sono quotate nelle borse europee. L'Euronext è una di queste. L'Euronext Access in questo momento ha soltanto qualche centinaio di soggetti. L'obiettivo anche dell'Unione Europea è che ne abbia migliaia entro pochi anni. Infatti in questo momento ne sono nati più di 17 di European Long Term Investment Fund che non stanno trovando abbastanza società dove investire, per cui c'è domanda, ci sono tanti capitali che stanno cercando società da investire, quindi vuol dire dopo la quotazione diventare anche appetibili per i mercati istituzionali, per gli investitori istituzionali e quindi avere ulteriori fondi finalizzati alla crescita. Quindi queste aziende innovative nella loro natura, altrimenti non farebbero una crescita di questo tipo, diventano appetibili per gli investitori istituzionali europei. Quindi l'idea è la startup di turno ha un'idea che incomincia a far nascere e mette in piedi una startup innovativa in Italia a tutti gli effetti, in maniera tale da dare anche beneficio fiscale ai suoi investitori. Entrano dopo, oltre ai founder, anche family and friends and full, cioè i vari soggetti che in qualche modo sono coinvolti in iniziativa, e qua ci entrano potenzialmente soggetti vicini ai founder e normalmente a questi soggetti qua si capisce quale tipologia di quote dare. Normalmente le si dà le quote A, quelle che hanno diritti amministrativi e patrimoniali, quindi oltre a quelli patrimoniali anche quelli amministrativi. Dopo si ragiona su come fare entrare i safer, quindi emissione dei safe, che possono essere sia contratti, quindi soltanto contratti tra le parti, possono essere strumenti finanziari partecipativi, quindi possono essere dei titoli a tutti gli effetti di diritto italiano. Normalmente si danno ai safer delle quote di categoria B soltanto con diritti patrimoniali, normalmente con una liquid and preference rispetto agli altri. A quel punto lì si arriva a validare bene le metriche di business, soprattutto product market fit, perché problem solution fit normalmente si arriva prima, durante il periodo di sottoscrizione di safer, si arriva poi anche a product market fit, quindi ad avere un modello di business consolidato, e quindi c'è una validazione dell'intero business model. A questo punto ha senso andare in equity crowdfunding, quindi avere il mercato che dà una valutazione all'azienda e magari dare quote
di diritto C ai soggetti in equity crowdfunding, che sono quote che avranno anche lì magari una liquidation preference rispetto ai dividendi, rispetto alle quote di alta categoria, anche alle quote magari che hanno anche diritti amministrativi, ma queste quote avranno soltanto i diritti patrimoniali, in maniera tale da mantenere la parte di amministrazione in capo ai founder dell'iniziativa. Da qua in poi ci sarà una crescita strutturata, quindi altri mercati, altre geografie, quindi magari una crescita anche geografica, e qua avrebbe senso magari portare a bordo anche qua altri safer della seconda ora con altre tipologie di benefici sull'evento di liquidità successivo. L'evento di liquidità successivo ha senso poi averlo prima dell'accesso cioè l'evento di liquidità successivo sarà la quotazione diretta nel mercato. C'è anche la possibilità di farlo tramite campagne di crowdfunding equity base prima della quotazione, per poi arrivare direttamente alla quotazione. A questo punto, nel segmento access o nel segmento growth, a seconda della dimensione del flottante, delle condizioni della singola azienda, che avrà senso che venga in un qualche modo quotata in questo mercato. Ribadisco, questo diventa poi un punto di inizio, non diventa assolutamente un punto di arrivo, ma diventa un punto attraverso il quale iniziare la crescita e attirare gli investitori istituzionali all'interno della compagine societaria. Quindi il SAFE diventa il cuore di questa strategia di finanza straordinaria alternativa, ed è finalizzata a portare a bordo una serie di soggetti che non sono appena investitori, sono delle investor personas diverse, cioè sono degli investitori ideali che possono dare dei benefici per la crescita. Quindi possono essere emanazioni di clienti, possono essere dei professionisti, possono essere specialisti nel mercato di riferimento, possono essere dei recruiter, possono essere degli influencer, possono essere degli advisor, cioè hanno diverse tipologie di compiti nei confronti dell'azienda, e naturalmente sono remunerati per questo, per cui non è che lo fanno soltanto perché sono soci, ma in realtà hanno anche proprio dei benefici economici di altro tipo, dei contratti con l'azienda che regolamentano il fatto che se portano altri investitori hanno un beneficio, se portano altri clienti hanno un beneficio, se portano delle persone da reclutare hanno un altro beneficio, e via dicendo. Beneficio vuol dire soldi in un qualche modo, o altre quote dell'azienda nella fattispecie. Quindi quelli che sono le diverse tipologie di investor personas che abbiamo più o meno identificato, naturalmente non è che ognuno ha uno solo di queste qualifiche, di queste etichette, di questi tag. Ogni persona potrebbe averne più di una di questi tag, e quindi sono investor customer, cioè dei soggetti che sono sì investitori, comprano un safe agreement, ma sono emanazione di clienti, quindi sono a tutti gli effetti sono manager, magari che lavorano da qualche cliente dell'azienda in questione. Sono investor supplier, cioè possono essere dei fornitori strategici, possono essere delle persone che in realtà sono loro stessi o manager o imprenditori presso dei fornitori strategici. Possono essere investor che fanno business development, cioè che portano altri clienti a tutti gli effetti dell'iniziativa. Possono essere dei professional, cioè dei professionisti, cioè dei soggetti che sono avvocati, commercialisti, legali o quant'altro, che possono aiutare lo sviluppo dell'azienda e anche per questo essere remunerati. Possono essere degli investitori member get member, cioè che portano altri investitori, e quindi anche su questo essere remunerati. Possono essere investitori che portano delle exit, cioè a tutti gli effetti sono dei soggetti che magari lavorano, hanno una forte competenza o una forte relazione con dei soggetti che potrebbero poi comprare la società in questione, eventualmente anche dopo il crowd listing, cioè dopo la quotazione in borsa o anche prima. Questo diventano eventi di liquidità questi, naturalmente. Possono essere degli influencer, cioè dei soggetti che in un qualche modo hanno un audience e sono degli opinion leader nell'ambito in questione dove la startup opera. Possono essere dei soggetti che o fanno brand awareness, cioè che sono degli advisor, possono dare dei consigli e hanno una reputazione forte, quindi in un qualche modo possono essere rappresentativi della qualità dell'iniziativa in questione, conferire trust alla startup in questione. Possono essere dei recruiter, dei soggetti che in un qualche modo mi portano la possibilità di reclutare altre persone, cioè di portare a bordo degli altri dipendenti. Uno dei problemi più grandi delle startup è proprio trovare le giuste persone per la crescita, o trovare anche i giusti co-founder, cioè completare il team di riferimento che magari all'inizio aveva tutte le professionalità necessarie per validare il problem solution fit, però da un certo momento in poi magari bisogna anche di altri professionisti che mi aiutino, di altre tipologie di professionalità che mi aiutino nell'espansione della mia azienda, e quindi magari di aprire le country, di incominciare a ragionare con dei soggetti che possano avere una forte competenza nel mercato e possano portare verso la exit o cose del genere. Quindi vedete una serie di
di tag, di etichette, ognuna con dei benefici appiccicati addosso, che possono in realtà essere più di una nella singola persona, cioè magari una singola persona è sia un customer sia un recruiter, cioè sia lavora presso un soggetto che è mio, che è cliente della startup in questione, e poi magari può segnalare alcune persone chiave e strategiche per far parte del team dell'azienda, della startup in questione. Quindi possono avere diverse tipologie di benefici in funzione del fatto che possono avere diverse tipologie di compiti a loro assegnati. Naturalmente questi compiti assegnati ha senso tenerli traccia tramite una piattaforma, perché capite che non si parla di 3-5 persone, magari si parla di 100-200 persone, e ha tutto senso che vengano gestiti tramite una piattaforma informatica. Come esistono i sistemi CRM, i sistemi di Customer Relation Management, e i sistemi di IRM, Investor Relation Management, cioè gestione dell'investitore, che non è appena fargli una reportistica su come sta andando l'azienda, ci mancherebbe che non gli diamo i report di come sta andando l'azienda, ma è proprio tramite una piattaforma avere la possibilità che questi possano avere dei task, degli obiettivi assegnati, e in funzione di questo possano gestire tutto un... Si possa gestire tutto un processo di relazione con questi investitori tramite una piattaforma, e a tutti gli effetti usarli come uno degli asset societari, cioè come delle persone, degli stakeholder interessati all'azienda, e per questo loro possono fare cose in maniera strutturata, quindi non fare rumore, ma fare cose secondo dei processi strutturati, e a tutti gli effetti avere il beneficio di queste cose fatte. Cioè se quando qualcuno mi porta un altro investitore, normalmente do un beneficio al soggetto che me lo porta, se è anche un mio socio, se è un mio safer, naturalmente darò il beneficio a lui per questo task, per questa attività che lui ha in un qualche modo sviluppato insieme a me. Per cui diventano tutti gli effetti un modo per espandere avere un'attività, lasciatemi dire, usare un'altra parola chiave in questo tema, di crowdsourcing di una serie di attività strategiche da fare, e averlo tramite una crowd di soggetti che sono fortemente interessati alla mia attività, talmente interessati che ci hanno messo del denaro per poi diventare soci. Quindi il denaro diventa a questo punto non l'obiettivo in sé, ma diventa la metrica attraverso la quale misuro l'interesse di questi soggetti nel davvero collaborare con l'azienda. Abbiamo sempre tanti casi di soggetti che sì, collaboriamo, facciamo un partnership agreement, strutturiamo gli accordi di collaborazione e quant'altro, e poi non succede niente. Qua è più improbabile che non succeda nulla, perché se ci hanno messo addirittura dei soldi per far parte dell'azienda, è più probabile che naturalmente siano committed, siano interessati a far sì che l'azienda in questione vada bene, quindi a fare quell'attività di cui si sta parlando, in maniera tale che loro stessi portino valore aggiunto all'interno dell'attività in questione. L'idea non è che ce la siamo inventati to cure e l'abbiamo scoperta così, bensì abbiamo visto alcuni casi reali di soggetti dove questa cosa qua è successa. È bellissimo il caso di Brewdog è un birrificio scozzese che doveva i co-founder che all'inizio non avevano i soldi, non avevano il capitale operativo proprio per finanziare la produzione delle birre di cui avevano i clienti, eccetera. Allora hanno fatto una prima campagna di equity crowdfunding dove hanno, era nel 2009, dove hanno hanno comunicato ai loro attuali clienti che potevano diventare soci della loro attività e potevano tra l'altro avere anche un beneficio nel consumo della birra dell'azienda, quindi avere una scontistica sul consumo della birra e anche nei pub dell'azienda, e quindi a tutti gli effetti hanno federato i loro clienti per farli diventare shareholder, cioè investitori, e hanno raccolto inizialmente $975,000. Avendo visto il beneficio che tutto ciò ha portato, non soltanto in termini di investimento, ma anche in termini poi di consumo, di diffusione delle iniziative, vi dicendo, hanno poi fatto complessivamente fino a fine 2019 8 campagne di equity crowdfunding, raccogliendo complessivamente più di $87 milioni e arrivando a una valutazione dell'azienda di $2 miliardi, ma dando una serie di benefici ai propri investitori, avendo un manifesto di valori molto importante, avendo una community di clienti barra investitori molto attiva, molto committed sull'attività dell'azienda, e infatti loro non li vedono come investitori, a tutti gli effetti sono degli ambassador, cioè degli ambasciatori dell'iniziativa che portano
l'iniziativa anche in altre geografie, portano a bordo altri soggetti e a tutti gli effetti aiutano a far espandere il business. Quindi l'idea è questo modello qua che BrewDog ha strutturato soprattutto sui clienti, averlo espanso anche a tutti gli altri stakeholder dell'azienda e con ognuno di questi dare il beneficio perché possano portare valore aggiunto all'azienda. Non ultimo, gli stessi dipendenti, cioè i dipendenti dell'azienda possono a tutti gli effetti far parte dell'azienda in questione come Safer, magari con una scontistica loro dedicata, quindi con benefici magari ancora superiori, proprio perché sono, c'è un interesse ad averle a bordo dell'iniziativa, avere un allineamento degli obiettivi, avere un obiettivo di lungo termine che vada nella stessa direzione. Quindi, in un qualche modo, è come se il crowdfunding reward based, dove a fronte di portare, o anche crowdfunding che condivide i benefici in un qualche modo dell'iniziativa, quindi con coinvolgimento dell'interesse delle persone, dove il reward diventa questo interesse e questa remunerazione, quindi abbiamo in un qualche modo unito con questo modello il reward based crowdfunding rispetto all'equity based crowdfunding, che diventa l'evento di liquidità in cui questi safe vengono convertiti, fermo restando che in Italia la normativa permette di malleargli abbastanza bene questi safe, cioè c'è la possibilità di scrivere le clausole in maniera abbastanza malleabile e quindi farci delle condizioni particolari per le diverse categorie, diversi tag di investitori che si vuole portare a bordo. Quindi magari ci possono essere le condizioni particolari per i dipendenti, le condizioni particolari per i professionisti, le condizioni particolari per i fornitori e via dicendo. Quindi riuscire a strutturarle in maniera abbastanza flessibile per i diversi target audience di cui stiamo parlando. Perché la verità, appunto, questo è un proverbio che mi è molto caro: se vuoi andare veloce vai da solo, se vuoi andare lontano corri con qualcuno, che è un proverbio africano, che essenzialmente ci sta dicendo che più persone abbiamo a bordo della nostra iniziativa, normalmente più lontano possiamo andare e più grandi possono essere le nostre ambizioni. E qua mi taccio e accetto domande, dubbi e perplessità. Eccomi. Allora, siamo dalla regia, chiediamo se c'è qualche domanda. Vediamo cosa ci dicono. Non ci sono domande. Alberto, ma con il crowdlisting ha qualche connessione? Qual è il loro punto in comune? Beh, il crowdlisting è l'ultimo pezzo di questa filiera che dicevo, quindi Safe Agreement, Equity Crowdfunding, Safe Agreement, Crowdlisting, cioè l'ultimo pezzo per andare in borsa può essere il crowdlisting, oppure no, però è una possibilità concreta. Ok, l'ente pubblico, come si, secondo te, si interseca bene in questo? Normalmente il soggetto pubblico è il soggetto che può aiutare l'iniziativa di turno ad avere non soltanto questi smart money, dove i dipendenti dell'ente pubblico possono a tutti gli effetti essere dei safer personalmente. L'ente pubblico normalmente può riconoscere dei grants nel percorso, cioè dà la possibilità di avere dei capitale normalmente a fondo perduto o agevolato per abilitare questa cosa. I dipendenti dell'ente pubblico sono a tutti gli effetti potenzialmente dei safer dell'iniziativa. Ok, che rischi ci sono? Il rischio è quello del capitale di rischio, cioè il safe a tutti gli effetti è quello, si investe in un'iniziativa che è una startup, che a tutti gli effetti è un'iniziativa che può andare a perdere tutti i soldi investiti, quindi questo è assolutamente pacifico, ma né più né meno di come nell'equity crowdfunding, è soltanto dare un beneficio maggiore rispetto al momento dell'equity crowdfunding e darlo prima e poi dare la possibilità a questi soggetti di fare anche delle cose, quindi a tutti gli effetti danno la possibilità di guadagnare del denaro nell'interazione con l'azienda, a tutti gli effetti abbassano il livello di rischio dell'investimento fatto. Però scusa, a questo punto per quanto concerne il lato della defiscalizzazione, dove andiamo? Riusciamo ad avere
In Italia in questo momento c'è un beneficio fiscale del 30-50% a seconda del modo in cui si va a richiedere per la startup di turno, e questo a tutti gli effetti quando si diventa soci. Quindi il SAFE è prima di diventare soci, poi si diventa soci, da quando si diventa soci poi si ha la stessa defiscalizzazione in questione, per cui invento, io oggi sottoscrivo un SAFE al 15% di sconto rispetto alle vendite di unità che è il crowdfunding equity based. Nelle vendite di unità crowdfunding equity based ho messo 1000, ho avuto il 15% di sconto, per cui in realtà 150 mi vanno a beneficio, e quindi ho preso 1200 qualcosa di quota dell'azienda. Per prendere 1200 ho messo 1000, in realtà un beneficio fiscale del 50%, quindi è come se avessi messo 500, quindi a fronte di aver 500 messo, nell'equity crowdfunding ho 1200, quindi un po' più del doppio, se mantengo il mio investimento per almeno 3 anni, e poi magari entro un anno e mezzo vado in borsa, e a tutti gli effetti posso addirittura andare ad alienare la mia quota in un mercato regolamentato, quindi senza avere i costi di transazione della quota, bensì avendo soltanto i costi di bolli del mercato, che sono molto bassi rispetto ad andare da un notaio o da un commercialista. Quindi se founder diventa socio in un secondo momento? Diventa socio durante un evento di liquidità, che è normalmente la campagna di equity crowdfunding, cioè la possibilità di avere un pre-commitment prima della campagna di equity crowdfunding, e in funzione di questo avere un beneficio normalmente che si esprime in una scontistica. Quindi una call action che porta uno sconto a chi entra e la sicurezza di chi sta per andare su una campagna di crowdfunding. E avere una serie di persone a bordo che non sono appena denaro, ma possono poi fare una serie di altre attività e di azioni, per cui loro vengono remunerati, ma per tutti gli effetti per la startup di turno, per l'azienda di turno, è un beneficio. Scusa Alberto, così come la stiamo raccontando, sembrerebbe quasi un nuovo lavoro. Brava, ma infatti l'approccio è, io sto vedendo che quelli che diventano safer di un'iniziativa poi diventano safer di un'altra e mediamente ne hanno 4 o 5, e diventa un revenue stream costante che loro hanno dall'interazione con N startup. Quindi a tutti gli effetti sono davvero smart money, ma per loro diventa un'altra fonte di reddito. Ok, quasi vicino a un lobbista che si porta dietro poi qualcuno come safe personas, perché comunque la sto facendo come mestiere. Sì. Va bene, io approfondiremo anche questa tematica, e ringrazio Alberto per questa esposizione. Grazie a te, Rosa. Poi ci sentiremo, perché ti ho risposto a una tua call action, quindi sono nella lista della tua chiamata. Ringrazio Angela Buta per il suo sostegno che ci sta dando in questo festival. Alberto, noi abbiamo dato anche la possibilità a chi è sordo di ascoltarci e quindi di seguire il festival. Ci rivediamo oggi pomeriggio alle ore 15. Ciao a tutti. Ciao a tutti, a presto.